prima che tu parli, Persiano. Sappi che a Sparta ogni uomo, fin anche il messaggero di un re, risponde personalmente delle parole che pronuncia. Dunque, quale messaggio ci porti? Terra e acqua. Tu sei venuto fin qua dalla Persia per terra e acqua. Non essere riservato né stupido, Persiano. Non puoi permettertelo a Sparta. Perché questa donna osa parlare tra gli uomini? Perché solo le donne spartane partoriscono uomini veri. È meglio camminare. Raffredderemo le nostre lingue. Se la vita del tuo popolo vale di più della tua totale di Sparta, ascoltami bene, Leonida. Serse conquista e controlla tutto quello su cui il suo sguardo si posa. La sua armata è tanto imponente da far tremare la terra al suo passaggio, tanto vasta che per abbeverarsi prosciuga i fiumi. Tutto ciò che Serse, il dio re, richiede è questo: una semplice offerta di terra e acqua. Un segno della sottomissione di Sparta al volere di Serse. Sottomissione. Questo può essere un problema. Vedi, si mormora che gli ateniesi si siano già rifiutati. E se quei filosofi, se quegli effeminati hanno trovato tanto coraggio, dobbiamo essere diplomatici. E ovviamente gli spartani hanno una reputazione da difendere. Scegli le tue prossime parole con attenzione, Leonida. Potrebbero essere le tue ultime, Dare. Pazzia. Pazzia.